Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'informazione locale di RTA. Impugnato un coltello minacciando una donna rumena di 38 anni. Per questo un 81enne di Borgo Val di Taro è ora a processo. Un uomo di 81 anni è finito sotto processo con l'accusa di aver minacciato con un coltello una donna di nazionalità moldava di 38 anni. Il fatto, contestato dalla Procura della Repubblica di Parma all'anziano signore, sarebbe accaduto a Borgo Taro nel settembre del 2014. Nel corso del processo, che si sta svolgendo dinanzi al giudice monocratico Livio Cancelliere, è emerso che la donna è stata avvicinata all'esterno di un bar nei pressi del cinema Farnese. Da quanto si è potuto dedurre, è possibile che l'81enne l'abbia scambiata per qualche altra persona con la quale aveva dei dissidi in corso. Secondo l'accusa sostenuta dal pubblico ministero Rino Massari, l'uomo impugnando il coltello avrebbe detto alla donna: troveremo le tue ossa sparse per Borgo Taro. La prossima udienza si terrà nel mese di aprile. La scomparsa di Angela Bozzia è una tragedia che ha scosso tutto il mondo del volontariato. Con questa donazione, ha detto il presidente di ARIM, Lamberto Cervi, abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza a tutti coloro che ogni giorno mettono loro stessi al servizio della comunità. Sala gremita a Santa Maria di Borgo Taro ieri mattina per la conferenza stampa della donazione di un defibrillatore in memoria della volontaria dell'assistenza pubblica deceduta lo scorso mese di ottobre. Vent'anni dedicati al mondo del volontariato e una vita che termina troppo presto nel compimento del suo impegno da volontaria. A 4 mesi da quella tragica fatalità è stata ricordata la generosità e l'altruismo di Angela Bozzia con una donazione grazie ad ARIM, associazione di volontariato per la ricerca e la prevenzione malattie gastrointestinali. Mantenere il ricordo anche attraverso un tangibile per essere ancora più sicuri nel momento del bisogno. Con queste parole di Elena Saccenti, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma, lunedì mattina i militi dell'assistenza pubblica di Borgo Taro Albareto, il mondo ospedaliero locale e quello politico hanno consegnato un defibrillatore all'ospedale Santa Maria di Borgo Taro. Questo è il modo migliore, anche se doloroso, di ricordare e ringraziare chi ha dato se stesso per soccorrere gli altri nel momento del bisogno, ha aggiunto il sindaco Diego Rossi. Sono intervenuti Lamberto Cervi, presidente di ARIM, e a nome di tutti i militi Mirko Carretta, presidente dell'assistenza pubblica, con le gocce di memoria della loro Angela. E lo struggente ricordo di un sorriso e di una umanità unica nel cuore dei compagni in divisa arancione. L'emozione è tanta perché Angela era riconosciuta da tutti, tutti in paese la conoscevano, dai suoi ragazzi, ma tutti noi. È una grande commozione, la ricordiamo con tanto amore e viviamo nel suo ricordo. Angela, ti ricordiamo sempre, sei nei nostri cuori, lotteremo per te, faremo tutto il possibile per riuscire ad andare avanti senza la tua presenza. Ti vogliamo bene. Soprattutto per la sua umanità, voglio ricordarla. Sì, sarà sempre con noi, nei nostri cuori. Grazie Angela per tutto quello che hai fatto. Ricorderò Angela in questo momento perché, oltre che essere la mia carissima amica, di tutto quello che si faceva per le feste, era anche il mio cambio turno. E ricordo sempre il momento che sono arrivata alla pubblica, il grande sorriso che mi ha accolto. La donazione, collocata lungo il corridoio al primo piano degli ambulatori. Questa parte dell'ospedale non era ancora presidiata con la presenza di uno di questi strumenti. E adesso abbiamo questa possibilità invece in una zona dove abbiamo diversi
perché c'è l'ambulatorio per quello che riguarda la commissione invalidi, abbiamo l'ambulatorio per la medicina dello sport e abbiamo l'ambulatorio dell'igiene pubblica, quindi abbiamo diverse persone che vengono per, appunto, per queste prestazioni sanitarie, e avere a disposizione questo strumento è davvero molto importante nel caso che si venisse a verificare una situazione d'emergenza. In più può essere a servizio anche della parte sotto, che è una parte più amministrativa, ma anche in questo caso avremo a disposizione uno strumento molto utile per un intervento immediato. Affiancata ad una targa commemorativa con la scritta «Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta», è stata benedetta alla presenza della madre e dei familiari. Sarà un sabato pomeriggio dedicato agli amanti del giallo, quello del prossimo 2 marzo alle ore 16.30 in Biblioteca Manara. A Borgotaro Massimo Beccarelli intervisterà infatti lo scrittore giornalista parmense Pietro Furlotto. A Parma è ambientato il suo ultimo romanzo, che si intitola Pesce e Cani, che racconta di un omicidio avvenuto negli anni 70. Dal ritrovamento di un cadavere in Borgo Cocconi, seguendo le indagini del commissario Amos Mariani. Il dedalo di congetture, indizi e false piste condurrà Mariani e l'ispettore Carlo Ferrari nel cuore dell'oltretorrente, tra personaggi caratteristici e ombre inquietanti. L'ingresso è libero. 4 ragazzi sotto la neve è stato il tema della serata organizzata dal CAI Alta Vantaro in sala Imbriani a Borgotaro, dove si è raccontato della tragedia dei 4 giovani periti sotto la tormenta di neve la vigilia di Natale del 1922. 4 ragazzi sotto la neve. Il Alta Valtaro ricorda una tragedia avvenuta nella Valbaganza bercetese in prossimità della frazione di Fugazzolo. Una tragedia accaduta il giorno di Natale del 1921, quando 4 ragazzi, 3 uomini e una donna, furono sorpresi da una tormenta di neve e ritrovati alcune settimane dopo, purtroppo deceduti. Sì, abbiamo fatto quest'anno con il CAI Alta Valtaro, quindi con il nostro CAI, abbiamo ripetuto il cammino che alla vigilia di Natale del 1921 4 ragazzi avevano intrapreso da Ravarano a Graiana. Tanto per intenderci, sotto Corniglio e sotto il Monte Cervellino. E abbiamo voluto ripercorrere questo cammino, questo tragico cammino, proprio per ricordare i 4 ragazzi che lungo il sentiero per raggiungere Graiana sono stati colti da una tormenta di neve particolarmente intensa. Hanno cercato di ripararsi sotto un grande faggio, ma purtroppo non è stato sufficiente e quindi lasciarono la vita in una piccola conca proprio al riparo di questo grande faggio. Non c'erano telefoni allora, per cui da Fugazzolo si pensava che i ragazzi fossero già Graiana, a Graiana si pensava che i ragazzi fossero ancora Fugazzolo, per cui furono ritrovati dopo un paio di settimane morti e abbracciati. Abbracciati furono sepolti nel piccolo cimitero di Fugazzolo. Questa vicenda tragica che molti nonni ricordano anche nelle nostre valli, questa vicenda, la sua notizia attraversò le nostre contrade attraverso la voce dei cantastorie. È una vicenda che ci ha molto colpiti e noi ogni anno, nei giorni precedenti la vigilia di Natale, noi CAI Alta Valtaro ripeteremo questo cammino dolente. Le guide
ambientali escursionistiche si stanno preparando per la giornata del 1° marzo, Mi illumino di meno, nata per cercare di ridurre al minimo il consumo energetico. Una bella escursione in notturna guidata dal vicepresidente Davide Galli, una escursione accompagnata dalla sola luce delle torce. Mi illumino di meno è una iniziativa simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2. La campagna, lanciata a livello nazionale, invita a ridurre al minimo il consumo energetico spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili. Inizialmente rivolta ai soli cittadini, è stata accolta con successo dapprima a livello locale con adesioni da parte dei singoli comuni ed in seguito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Le guide ambientali escursionistiche si preparano a questo appuntamento e recentemente hanno tenuto un'escursione notturna sui monti del Lago di Como armati di sole torce, inoltrandosi nei boschi lungo i sentieri che conducono ai Corni di Canzo. Tra di loro anche Davide Galli, vicepresidente nazionale dell'AIGE e residente a Bardi, che ha spiegato come le guide sposino pienamente lo spirito di Mi illumino di meno in programma il prossimo 1° marzo. Noi ci saremo, ha detto Galli, ed abbiamo iniziato 2 notti fa. Lo spunto che ci ha dato Caterpillar è quello di proporre agli allievi, che davvero numerosi, stanno partecipando alla formazione, dei modelli positivi, invitandoli ad avere in futuro un ruolo attivo nella divulgazione delle buone pratiche verso gli escursionisti che accompagneranno in natura. Natura e salute è il ciclo di incontri organizzati dal Seminario Vescovile di Bedonia e dall'Università Popolare di Parma, che vede come docente la dottoressa Elena Iliano. 5 incontri in tutto, ogni giovedì alle ore 21, 3 nel mese di marzo e 2 in aprile. Le iscrizioni si ricevono presso il seminario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il primo appuntamento si terrà il 14 marzo e il tema sarà le erbe utili per il controllo della glicemia e del colesterolo. Siamo alla pagina sportiva, oggi ci occupiamo di basket, domenica pomeriggio è scesa in campo al Palaraschi la Roby Profumi, ce l'ha messa tutta la squadra di Borgotaro, ma purtroppo le avversarie hanno avuto la meglio. Lotta ma esce sconfitta da Fiorenzuola la Roby Profumi, che nell'incontro giocatosi domenica al Palaraschi ha comunque venduto cara la pelle prima di alzare bandiera bianca davanti alla quarta forza del campionato. Il punteggio finale 74-55 per le piacentine non rende merito alla gara delle ragazze del coach Scanzani, che hanno lottato su tutti i palloni e che fino all'inizio dell'ultimo quarto erano abbondantemente in partita. A fare la differenza è stato il pacchetto esterno delle ospiti, che hanno continuato a bucare la retina della Roby Profumi. Nonostante questo, segnali positivi sono giunti da Bozzi, 20 punti per lei, e da Marchini, pienamente recuperata dopo l'infortunio patito a fine dicembre. Ma tutta la squadra ha evidenziato continui miglioramenti, il che lascia ben sperare per la fase finale del campionato. L'incontro è vissuto su un sostanziale equilibrio. La Roby chiude il primo quarto in testa per 16-15, ma nella seconda frazione è Fiorenzuola ad andare al riposo in vantaggio con il punteggio di 34-30. Alla ripresa del gioco, dopo l'intervallo lungo, l'andamento della gara non muta. Le esterne della Roby Profumi tengono a contatto Fiorenzuola, ma iniziano i problemi di falli per le ragazze del coach Scanzani. Ad inizio quarto periodo Fiorenzuola piazza un break di 5-0 nel primo minuto di gioco, che di fatto incanala la partita verso le ospiti. Ci pensano gli arbitri poi, che combinando l'espulsione del dirigente della Roby Profumi, Giraud, reo di aver protestato sul quinto fallo assegnato a Pallotta, permettono a Fiorenzuola di tirare 6 tiri liberi di fila, allungando lo svantaggio sino al più 17. La gara perde ogni significato e gli ultimi 5 minuti di gioco non permettono alla Roby di recuperare il gap. Ora per le ragazze di Borgotaro si prospetta la difficile trasferta a Cesena di domenica prossima 3 marzo, gara sulla carta difficile, ma che la Roby Profumi proverà a far sua, come del resto ha fatto nelle ultime gare sino ad ora giocate. Domani è mercoledì 27.
Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime in aumento con valori intorno ai 2 gradi, massime 17 gradi, venti deboli variabili. I programmi di questa sera alle 20.35 Arena Giallo-Blu condotta da Francesca De Vincenzi e Roberto Bottarelli. Alle 21.30 Epoca che storia, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23 Rivediamoli del 1999. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata, a domani con il TG di RTA.